Tutti, la Ternana ha messo gli occhi su Filippo Scaglia, difensore del Monza, che andrà in scadenza di contratto e difficilmente il Monza si chiuderà l'opzione di riscatto, quindi ditemi nei commenti la vostra opinione se questo calciatore potrebbe essere utile a rinforzare la rosa rosso-verde. È uno dei principali obiettivi di calciomercato della Ternana, perché comunque vuole rinforzare la Ternana nel reparto difensivo. Oltre a Scaglia c'è Sorensen, che ha avuto anche esperienza all'estero, un giocatore oramai affermato, è nel mirino di Luca Leone, vediamo cosa succederà da qui a breve. Nel frattempo il presidente Bandecchi è apparso su Instagram dicendo che il calciomercato è quello vero e non quello dei nomi accostati, e ha ragione, apparirà, inizierà il primo luglio, scusatemi, il primo luglio di quest'anno, e quindi a breve inizia il calciomercato. Oggi è il 26 e il primo luglio inizia il calciomercato, e quindi si potranno fare le trattative in qualsiasi modo. Poi il presidente ha, diciamo, sottolineato ancora una volta come è andata bene l'iniziativa Mare Aperto, sempre più iniziative solidali da parte sua, e è giusto che sia così. Nel frattempo, notizia positiva: Terni col cuore ha trovato un posto di lavoro, un'occupazione, un disoccupato, una persona che ne aveva bisogno, quindi questo ci fa capire come la solidarietà poi sta dando i suoi frutti. Altre piccole notizie, più che altro di curiosità, c'è stato un servizio fotografico di un vestito rosso-verde all'interno dello stadio Libero Liberati, quindi è un bellissimo progetto quello di, diciamo, essere sempre più affezionati alla Ternana, anche a livello poi di pubblicità di ciò che si indossa. Altra cosa, la Ternana ha in vendita presso determinati negozi una macchina per il caffè, quindi ci sono moltissimi prodotti che si stanno sviluppando a tinta rosso-verde in questo periodo, visto anche l'ottimo campionato che sicuramente ha contribuito.